Dunque, l'operazione è estrazione dell'olio essenziale di lavanda selvatica. In corrente di vapore. Un attimo, fai vedere la lavanda. Aspetta, aspetta un attimo. Ok. Dunque, l'estrazione dell'olio essenziale sta per iniziare. In questo bidoncino si produce, è pieno d'acqua, si riscalda, si produce vapore nella parte superiore, che passa nella parte inferiore di quest'altro bidone dove è riempito di lavanda. Poi il vapore, passando attraverso la lavanda, trascina gli oli essenziali, sempre sotto forma di vapore, esce qui, in questo tubo, e va a finire in un condensatore dove circola dell'acqua e quindi trasforma il vapore in liquido che esce da qui. E da questo punto uscirà il vapore condensato più gli oli essenziali, dove il vapore appunto diventa idrolato, non è altro che l'idrolato che contiene quindi la parte acquosa che contiene, diciamo, i profumi della lavanda, e poi la parte superiore invece si formerà l'olio essenziale. E quindi da una parte in questo bidoncino, in questa damigiana uscirà l'idrolato e in questa parte superiore uscirà l'olio essenziale. Dunque la temperatura sta salendo, adesso è più o meno 64 gradi, quando arriva più o meno 100 gradi, allora inizierà a trascinare l'olio essenziale, l'idrolato. Abbiamo raggiunto 82 gradi. Adesso dovrebbe incominciare a arrivare l'idrolato con l'olio essenziale. Comincia ad arrivare. Adesso sta arrivando bene. Questo è ancora idrolato, fra un po' dovrebbe arrivare l'olio essenziale, lo vedremo nella parte superiore, essendo più leggero, con un colore ovviamente un po' diverso.
adesso incomincia ad arrivare anche l'olio essenziale, lo vedete quella parte gialla. Invece da quest'altra parte mandiamo idrolato. Sta aumentando lentamente. Ormai abbiamo superato i 100 gradi, quindi sta funzionando regolarmente. Questa è la serpentina che passa nell'acqua di raffreddamento. Questa è la temperatura dell'acqua di raffreddamento. La quantità di olio essenziale sta aumentando ancora. E ormai l'olio essenziale dovrebbe essere terminato, quindi fermiamo l'operazione. Sto partendo. Allora, adesso togliamo gli oli essenziali e li trasferiamo al separatore. Un attimo, prendiamo ancora un po'.
Dunque, adesso c'è nella parte superiore c'è l'olio essenziale, la parte inferiore c'è l'idrolato, l'acqua profumata. Adesso apriamo il rubinetto e mandiamo via l'acqua, scarichiamo l'acqua e lasciamo solo l'olio essenziale. Adesso scarichiamo l'olio essenziale nel vasetto. Ok, quindi questo è il separatore.